innanzitutto una premessa, no? Noi parliamo di Lecce, ma chiaramente perché Lecce è la città più importante, è diciamo il capoluogo del Salento, di questa porzione della Puglia. E, però in qualche maniera l'attenzione al Salento e quindi alla sua città più rappresentativa io la identifico in due momenti ben precisi. Più che di attenzione io parlerei di riscoperta o di scoperta per molti italiani e poi negli anni anche per molti sguardi anche europei. E uno è legato appunto a un cambiamento epocale che ha interessato sicuramente tutta la geopolitica mondiale e che di conseguenza è arrivata anche molto nelle periferie. E mi riferisco al 1989 quando il muro di Berlino cade. Perché nell'arco poi di un anno, di uno o due anni successivamente appunto alla caduta del muro di Berlino, il regime comunista di Enver Hoxha in Albania crolla e una massa enorme di gente arriva in Italia. E dov'è che arriva questa massa enorme di gente? Arriva in Puglia, per la precisione arriva da Bari in giù, quindi nei 150 chilometri della costa che vanno da Bari fino diciamo a Santa Maria di Leuca, Lecce. E in quel momento l'Italia scopre fondamentalmente di avere una frontiera che era stata dimenticata. E quindi quel pezzo d'Italia, che è il sud-est della penisola italiana, in qualche maniera viene conosciuto anche dalla maggior parte degli italiani. Da un punto di vista culturale il Salento aveva avuto dei grandi personaggi, dei grandi intellettuali come Carmelo Bene, come Vittorio Bodini, come Eugenio Barba. Eugenio Barba e Carmelo Bene possiamo dire che sono stati forse due grandi uomini del teatro contemporaneo mondiale. Però in qualche maniera loro rappresentavano tutta una generazione di salentini che fuggivano da una terra in qualche modo considerata sempre una bella addormentata. Ecco, questa è l'espressione che a me piace più dire quando cerco di raccontare che cos'era il Salento fino, diciamo, agli ultimi anni in cui c'è stata questa grande riscoperta. Una bellissima ma grande addormentata dalla sua luce, addormentata dal suo barocco, ma nello stesso tempo in realtà c'era una grande energia creativa di persone anche molto semplici, quindi non per forza intellettuali, ma musicisti, uomini artigiani, che però lavoravano come in una periferia dell'impero, una periferia in cui appunto un treno ci metteva fino a pochi anni fa, dalla capitale, da Roma, per arrivare in Salento ci volevano 8 ore di treno. Ecco, questi erano elementi che in qualche modo preservavano questo lembo di terra dall'arrivo dei turisti e lo lasciavano quasi in uno stato di sonno. Dall'altra parte l'arrivo appunto di queste masse enormi di immigrati albanesi crea comunque un'emergenza, crea un'attenzione e in qualche modo è anche un elemento che nella psicologia di noi salentini rimescola e ridà vita a tutta una serie di energie. E poi c'è un altro momento cruciale, secondo me, sempre in quegli anni, e quindi sono due cose che secondo me coincidono molto, e l'altro è la contestazione studentesca del movimento studentesco che va sotto il nome del movimento La Pantera, che avviene nelle maggiori università italiane del nord, che stiamo parlando nel 1990-1991, quindi coincidono queste due fatti e nella Pantera molti degli studenti universitari salentini, fino a pochi anni fa i ragazzi salentini, i giovani studenti salentini emigravano per andare a studiare nelle università del nord o di Roma e grandissimi pugliesi come Andrea Pazienza, come la maggior parte degli studenti andava a Bologna, a Milano, a Roma, a Padova a studiare. La Pantera in quel movimento studentesco dove si riscopre anche il primo hip hop
il primo hip hop cantato in dialetto salentino, nella lingua locale, quindi c'è una riscoperta in qualche maniera della propria lingua, c'è una riscoperta anche di studi sul tarantismo e quindi sull'antica tradizione dei fenomeni appunto del tarantismo, quindi c'è un'effervescenza in qualche maniera che coincide con da una parte i cambiamenti geopolitici, dall'altro il movimento studentesco che secondo me dà la possibilità di far arrivare molti curiosi, molti gente del movimento, molti studenti che vengono in Puglia, si incontrano, quindi c'è una saldatura con la gente che viveva lì, che riscopre questa voglia anche di raccontare attraverso la musica, il teatro, il cinema, e quindi ecco, per me quelle sono le basi per la rinascita o la nascita poi di una cultura che adesso è sotto gli occhi di tantissimi osservatori e in tutta Europa il Salento è considerato come una terra culturalmente molto molto interessante, però insomma le origini io le pongo in quegli anni là. E ho iniziato a fotografare, ma soprattutto ho iniziato a raccontare la mia terra a metà degli anni 90, iniziando a realizzare molti documentari, per poi arrivare al cinema più avanti. Un elemento mi ha sempre colpito in tutti i documentari che ho fatto dal 1995 era il racconto della mia terra, il racconto del Salento e anche quindi di Lecce. E perché? Perché c'era, per quanto mi riguarda, una ragione molto politica, e nel senso che era un teatro che in qualche modo veniva scoperto e quindi una potenzialità enorme che non ci accorgevamo, quindi una tradizione anche arcaica di leggende, di fatti storici, di musica, di forme musicali tradizionali, ma nello stesso tempo anche molte contraddizioni di una terra che comunque era sempre una terra del sud, con le proprie contraddizioni tutte italiane, e quindi, come hai detto te giustamente stamattina, una cosa che in qualche modo caratterizza tutta la cultura italiana. Chiaramente al sud venivamo per chi era un giovane, in questo caso un ventenne, e quindi spinto da ideali in qualche modo politici o di giustizia sociale, sentiva tante contraddizioni della propria terra, la violenza di una mafia che in qualche modo controllava attraverso lo spaccio di droga molte delle piazze dei paesi, una classe politica che in qualche modo lasciava interi pezzi di generazione fuori dal mercato del lavoro, l'arrivo dell'immigrazione e quindi i conflitti sociali legati all'immigrazione, come ho detto prima, questo straordinario patrimonio artistico e antropologico che il Salento aveva, che grazie poi all'arrivo di intellettuali, studenti, io scopro la figura di Ernesto De Martino grazie a dei miei amici che mi dicono: ma lo sai che c'era un grandissimo antropologo che veniva a studiare la Taranta? Cioè, così come me, così come tanta altra gente, quindi in qualche modo è un momento in cui si saldano insieme una voglia di combattere le ingiustizie, di raccontare quello che di buono avevamo, ma anche quello che di non buono avevamo. Ecco, il Salento, il mio Salento, il mio racconto della mia terra viene da questo percorso, viene da un percorso appunto di una straordinaria capacità di legare insieme una forte presenza arcaica di origine, di influenze, di contaminazione anche da quello che avveniva nei secoli dall'altra parte del canale di Otranto, quindi un'influenza balcanica, di suggestioni, di musicalità che venivano da quella parte d'Europa, che fino appunto al 1989 c'era un muro, quegli 80 chilometri di mare che separano le coste della Puglia dall'Albania erano un muro,
E quindi quando crolla tutto questo si crea questa voglia di in qualche modo riannodare anche dei fili delle strade da battere. Io ho fatto molti documentari poi infatti in Grecia, in Albania, e quindi questo diciamo per quanto mi riguarda la mia terra, il racconto della mia terra. Detto bene, io quando ho letto il libro di Carlo D'Amicis, La guerra dei cafoni, da cui poi il film è tratto, anche se poi in scrittura lo abbiamo veramente con lo stesso autore del libro trasformato, stravolto. E una delle cose che balzava più agli occhi è che c'era la possibilità di raccontare un cambiamento antropologico, sociale, una denuncia molto forte di quello che era stato poi il meridione d'Italia e per la precisione il Salento, una terra che era stata in mano fondamentalmente ai grandi latifondisti, alle grandi famiglie nobiliari e che avevano lasciato il popolo fondamentalmente nell'ignoranza. E quindi tutto questo, questa materia, raccontarla però attraverso gli occhi di 22 adolescenti e raccontarla attraverso le lotte che nell'adolescenza si fanno la lotta di bande, il gruppo che fa la battaglia per avere il dominio di un pezzo di spiaggia, tutto questo era molto molto interessante, quindi avere due livelli di racconto, un livello sociologico, antropologico, molto che racconta il cambiamento di un'Italia appunto a metà degli anni 70 che diventa un paese adulto, che si trasforma, memore del grande insegnamento di Pierpaolo Pasolini che aveva tracciato appunto questo cambiamento epocale dell'Italia in quegli anni. Però nello stesso tempo anche fare un film che era una favola, che era un classico film di formazione, quindi in una grande di iniziazione con una grande tradizione che qui in Francia voi conoscete bene, come poteva essere La guerra dei bottoni, come poteva essere Il signore delle mosche o I ragazzi della Via Pal. Ecco, queste due cose si sono unite e da queste due strade è poi nato La guerra dei cafoni. Il film nostro è un film barocco. Per rimanere in tema, diciamo, il barocco non è soltanto uno stile architettonico, è una concezione, diciamo, della compresenza contemporanea di più livelli insieme, no? E La guerra dei cafoni, appunto, come dicevo prima, ha questa stratificazione di significati. E sicuramente è anche un racconto metaforico sull'arrivo di una violenza, chiaramente tutto visto attraverso, diciamo, gli occhi dei ragazzi, no? Quindi, però è l'arrivo di una violenza che in qualche modo rompe un ordine quasi millenario, no? In cui c'era sempre stato un equilibrio tra da una parte i signori che controllavano tutto e dall'altra parte i cafoni che con una sorta anche di accettazione accettavano questo status quo. Arriva, e nel film è rappresentata dalla figura di Cugino, che arriva questa figura a metà del film che in qualche modo da fuori, lo straniero, arriva questo ragazzo chiamato dal capo dei cafoni in soccorso per fare in modo che come dire, questa guerra cambi in qualche modo natura, e arriva con una violenza che fino allora non c'era stata, ma nello stesso tempo arriva anche con una rivendicazione anche giusta, perché Cugino dice: ma come, voi signori vi siete sempre preso tutto e allora sono io il vero ladro? Però lo fa con nuovi linguaggi, lo fa con nuovi mezzi, quindi è un film il nostro tutto allegorico, dove ogni cosa ha una sua rappresentazione, c'è il flipper che rappresenta una cosa, la moto che rappresenta un altro, e Cugino arriverà una pistola che in qualche modo rappresenta un poco un cambio di epocale, e quindi lo possiamo anche leggere come l'arrivo, no, della criminalità, l'arrivo della violenza, erano poi la metà degli anni 70, quindi anche di
di discorsi. Un momento più pasoliniano, no? Sì, sì. Noi abbiamo veramente avuto, come dire, un debito, io personale, ma Carlo quando ha scritto il libro, verso veramente l'analisi che Pierpaolo Pasolini è riuscito a fare dell'Italia. Quindi Pasolini era nello stesso tempo, secondo me, un conservatore, ma nello stesso tempo un grandissimo rivoluzionario. E quindi questa tenere unito questo nostalgia di un'Italia arcaica, di un'Italia contadina, di un'Italia semplice, della bellezza, della bellezza dei volti, della bellezza della lingua, bravissima, tutto questo, ma nello stesso tempo anche un'analisi spietata, no? del cambiamento antropologico e sociale di un paese. Penso che il nostro film deve tantissimo anche poi al cinema di Pasolini, al cinema del racconto delle borgate romane, della periferia romana, di come lui riusciva a raccontare anche gli adolescenti, anche nei suoi libri, Ragazzi di vita, Una vita violenta. Insomma, sono cose da cui noi sicuramente ci siamo ispirati, insieme poi a tutta la narrativa del cinema di iniziazione e di formazione. Necessaria.